cosa fa in realtà l'insegnante ogni giorno con voi? Vi aiuta a capire il mondo attraverso tutte le materie che studiate, cioè vi aiuta a capire quello che succede. Perché purtroppo oggi, purtroppo per fortuna, però diciamo, il sistema mediatico in cui siamo calati, voi siete nati, però per voi è normale tutto questo, è un sistema dove non c'è nessun controllo. Cioè adesso posso scrivere, in questo momento io posso mandare una cosa su Facebook in cui al tavolo ci siamo io, Roberti, il presidente De Luca, e dico un sacco di nomi falsi che non ci sono, lo faccio, lo scrivo e voi ci credete perché l'ho scritto io. Dove sta il problema? Che se io, Paolo Siani, dico normalmente delle sciocchezze, voi dopo un po' capirete che io dico delle sciocchezze, quindi non mi state a sentire. Allora, quando uno legge una notizia su Facebook o sui social o dove sia, deve capire chi scrive questa notizia. Poi dobbiamo discorso sui giornalisti. Io ho letto il libro di Leandro Del Gaudio, che è molto interessante, e Leandro scrive una serie di cose interessanti che ci fa pensare. E io voglio raccontarvi il giornalismo di Giancarlo di 30 anni fa, dove non ci stavano i social, non c'era il computer, quindi il giornalista doveva andare in un posto, vedere cosa era successo, chiedere, parlare con le persone, guardare in faccia, capire, farsi un'idea. Dopodiché il giornalista però andava al giornale, Leandro, tu lo leggi, se non è vero, e parlava con il capo cronista, che diceva guarda, io ho visto questa cosa, è vero, non è vero, e là c'era il confronto, e gli chiedevano, ma la notizia che tu c'hai, chi te l'ha data? Sei sicuro che è una notizia giusta? Hai controllato le tue fonti? Chi sono le tue fonti? Cioè c'era un controllo sulla notizia, e la cosa più importante di tutte, che sotto quella notizia c'era un nome e un cognome.